E rieccoci qua, buonasera al pubblico di In Onda. Venite in vacanza da noi, al nord ci si ammala. Uno spot di promozione turistica per la regione Calabria riapre uno scontro durissimo tra il nord e il sud. Ed è come spargere sale sulle ferite, ma anche riaprire una piaga che il Covid ha esaltato. La differenza fra le due identità italiane, la malattia che si è comportata in maniera perfettamente diversa, le recriminazioni, le rivendicazioni, le polemiche. Insomma, stasera abbiamo l'uomo giusto per parlare di questo, perché con noi il ministro del Meridione, del Sud, Giuseppe Provenzano. Buonasera e benvenuto. E poi ancora Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it. E Massimo De Manzoni, condirettore della Verità. Pochi secondi, un brivido di pubblicità e ritorniamo. Puntata effervescente. Buonasera, benvenuti in onda all'informazione in diretta della 7. Oggi il fatto del giorno è un piccolo dettaglio di costume che innesca una polemica e sembra come se questo spot dei sindaci, promosso dai sindaci della Locride, uno spot in cui si faceva leva sulla differenza sanitaria addirittura fra nord e sud, a vantaggio del sud, sembra quasi che fosse la risposta a quel messaggio altrettanto infelice con cui EasyJet diceva sì, andate in Calabria malgrado la mafia e i terremoti. Allora, che cosa vuol dire questo? Che tutta la stagione è stata punteggiata di queste contrapposizioni, la grande polemica sulla frase di Vittorio Feltri, ospite di Mario Giordano, in cui ha detto il sud e i meridionali sono inferiori, insomma un sentimento divide di nuovo il paese e il virus esalta questa differenza. Allora, lo abbiamo detto, con noi il ministro Provenzano, Peter Gomez, Massimo De Manzoni, che come sapete è un nordista doc e credo che sia anche in Veneto, nelle sue montagne del Veneto. E caro David, oggi dobbiamo partire da questo spot e quindi io comincerei col vederlo subito, il frammento incriminato, e discuterne subito insieme a Provenzano. Come dicevamo, qui sono alcuni sindaci della Locride, quindi non è la regione Calabria in quanto tale, ma in una zona particolare della Calabria, che hanno deciso di promuoversi in questo modo. Quella che tecnicamente, ministro, si chiama la pubblicità comparativa, che è uno strumento che negli Stati Uniti, peraltro, in Italia è stata vietata per tanti anni. Esatto, che peraltro invece è molto in voga. Lei, da ministro per il Sud, ma non solo, perché è per la coesione territoriale, peraltro, perché il nome completo del suo ministero è questo, come lo giudica questo spot? Va ritirato? Ma per fortuna io, da ministro del Sud e della coesione territoriale, non devo giudicare gli spot. Non mi sembra un'idea particolarmente intelligente quella di promuoversi invece che esaltando le proprie bellezze, denigrando oppure affrontando con superficialità quella che è stata una tragedia nazionale che ha colpito maggiormente le aree del centro-nord, ma che ha riguardato tutta l'Italia. Ma non sono io d'accordo con quest'idea che il Covid abbia esaltato le divisioni. Questo no, se poi, diciamo, se al di là dello spot infelice ci torneremo, penso invece che ci dia anche un punto di vista diverso. Allora, lo spieghiamo subito, però andiamo a De Manzoni e poi sentiamo fra pochi istanti la reazione del governatore Zaia, che secondo me in qualche modo dice che il dente è sensibile e la lingua batte dove il dente duole. De Manzoni, subito un commento su questa uscita: è un episodio, diciamo, marginale o è la spia di un sentimento profondo? No, io sono abbastanza d'accordo con te che alla fine sia il coronamento di un
di un periodo in cui, causa virus, certe differenze, certe, diciamo, certe ruggini sono tornate fuori. Ripensiamo agli atteggiamenti di certi governatori del sud nei confronti di chi? Nomi? Nomi. De Luca, per non andare lontano, ma lo stesso Emiliano anche, hanno avuto dei momenti di grandissima contrapposizione contro qualsiasi ipotesi di movimento da nord a sud. C'era vero terrore, evidentemente. Addirittura c'è stato un momento in cui persino i figli del sud che tornavano al sud venivano ostracizzati. E quindi la famosa frase di Emiliano: scendete prima di arrivare, no? Non vi accogliamo. Esattamente. Allora, questo sentimento c'è, è inutile che ce lo neghiamo. C'è una rivalità che si è creata da sempre tra nord e sud, e il virus, le ultime vicissitudini l'hanno esaltata. Ma è una cosa che inizia che arriva da lontano. Non c'era ancora il virus, o meglio, non sapevamo ancora probabilmente che ci fosse il virus quando il ministro Provenzano fece quella uscita che ancora adesso io non riesco a spiegarmi, su Milano che non restituisce quello che riceve. È una forma che purtroppo c'è in Italia, che evidentemente il paese unito fino in fondo non lo è, non l'è mai stato. Provenzano, prego, poi sediamo subito Peter, sì, Gomez, ovviamente, però chiamato in causa su fatto personale, giusto che risponda. No, quella è stata una frase spiegata, diciamo, a tutta Italia, la spiegherò anche al vice direttore della Verità, no, nel senso, io ho letto, non so, riguardava il rapporto tra nord e sud, riguardava il rapporto tra Milano e per esempio le valli bergamasche o le valli del resto della Lombardia, un tema peraltro molto caro alla Lega, però mi fa piacere, diciamo, che si affronti questo tema. Perché diciamo, io vengo da una storia di impegno anche nel Mezzogiorno, e di un Mezzogiorno che è stato vittima nel corso di lunghi 20 anni, 30 anni di pregiudizi, stereotipi, alcuni dei quali li ricordava prima lei a proposito di quello spot di EasyJet. Ah. Ecco, proprio per questa ragione, una storia che il Sud non dimentica, l'abbiamo visto anche a Mondragone, perché a Mondragone a contestare Salvini non erano i centri sociali, era un pezzo di popolo che gli ricordava gli insulti che la Lega aveva destinato al Mezzogiorno nel corso degli ultimi 20 anni. Quindi quella è una ferita che rimane, secondo lei. E allora io penso che oggi noi non dobbiamo alimentare la contrapposizione territoriale. Io ho visto durante la pandemia pazienti bergamaschi e bresciani curati con il massimo della sollecitudine negli ospedali meridionali, ho visto migliaia di meridionali che partecipavano ai concorsi per andare volontari negli ospedali a fare gli infermieri, i medici nelle aree più colpite del centro nord. Anche questa è l'Italia, e io sono convinto, io difendo le ragioni del sud, ma delle aree meno sviluppate, perché io sono convinto che lì ci sia un potenziale di sviluppo per tutta l'Italia, anche di crescita per tutta l'Italia, anche per il nord. Gome. Ma questo vorrei dirlo, cioè attenzione, perché noi altrimenti ricadiamo nel circolo vizioso degli ultimi 30 anni in cui ci siamo contrapposti nord e sud, e a perdere è stata tutta l'Italia. Gomez, è innegabile, caro Peter, che questa pandemia comunque abbia impattato sul nostro paese con due velocità diverse. Per fortuna c'è stato un sud meno colpito dalla pandemia e c'è stato un nord tragicamente colpito dalla pandemia. Allora, per rimanere però proprio nel merito di questo nuovo scontro tra nord e sud, che ricorda un po', no, quando la Lega di 20 anni fa diceva Roma ladrona, la Lega non perdona, caleremo dal nord verso, cacceremo i meridionali che sono nelle nostre scuole, ma faremo addirittura le scuole badane. Ma i cori dei meridionali, però quella è un'altra stagione. Anche allora, Salvini. I cori di Salvini contro i meridionali. I cori di Salvini, sì, appartengono, diciamo, a un'epoca storica e sono là. Che cosa c'è oggi? Un nuovo revanchismo, diciamo, del sud contro il nord? Ti faccio rispondere subito dopo la durissima replica di Zaia a questo spot, il governatore del Veneto. Sentiamo.
poi Gomez. Questo spot è chiaro che è stato fatto semplicemente per far parlare gratis della Calabria. Penso non abbiamo parlato a sufficienza, adesso basta. Penso che non sia corretto fare uno spot così, penso non sia corretto scrivere nei sottotitoli che qui la gente muore per le polveri sottili, far credere al turista direttamente e indirettamente che il tema del coronavirus, degli assembramenti e di quant'altro mette a repentaglio la vita di chi viene qui. Questa non è correttezza istituzionale, se hanno deciso questo, evidentemente si sono dimenticati delle tante brutte cose che la Calabria sa esprimere a livello nazionale e internazionale. Gomez, beh, prendiamo l'ultima frase, diciamo, del piccato governatore, no? che dice, ricordiamoci che cosa ha fatto la Calabria, perché cosa è riconosciuta la Calabria negli ultimi anni. Allora, ci spieghi di fronte a che cosa siamo? Siamo di fronte a un paese che non si è mai unito in quasi 200 anni di storia. È innegabile che quando la pandemia ha colpito in particolare il nord e la Lombardia, abbiamo visto non solo sui social, abbiamo visto anche esponenti politici, vi ricordo Luigi De Magistri, che diceva, e si poneva una domanda anche corretta, secondo me, diceva, ma cosa sarebbe accaduto in Lombardia se la pandemia avesse colpito la Calabria o la Campania? Non credo, lui diceva, io credo che la Lombardia avrebbe chiesto che la Calabria e la Campania venissero chiuse. Ed è vero. Senza dubbio, dai Peter, come altrettanto senza vero, dubbio, questo è sicuro. Che l'Andrangheta in Calabria la fa da padrona, perché negarlo è una cosa stupida. Come è altrettanto vero che le polveri sottili in pianura padana, purtroppo, uccidono migliaia di persone ogni anno e secondo alcuni studi potrebbero persino essere stata una delle cause che portava più lontano i droplet. Questo paese non si è riuscito a unire, al contrario di quello che ha fatto la Germania, hanno fatto le due Germanie, e nel momento di difficoltà tutto questo viene fuori. Poi ci sono tutte le esperienze che racconta il ministro Provenzano che sono vere. Però la vulgata popolare è inutile negarlo che sia questo. Questa rivalità c'è, perché questo è anche il paese dei campanili, e lo è sempre stato. Io vorrei... Deve ancora farla l'Italia. No, io vorrei dire alcune cose. Cioè, qui non si tratta di negare i problemi, né al nord né al sud. Anzi, al contrario, i problemi vanno affrontati, vanno gestiti. C'è un tema di inquinamento, c'è un tema di criminalità. Veramente il tema della criminalità organizzata ormai riguarda tutto il paese. Purtroppo unisce il paese. C'è una cosa che unisce il paese, è la mafia oggi. Purtroppo va affrontata dappertutto. Come stiamo facendo peraltro, indagini continue delle forze dell'ordine, operazioni dalla Calabria al nord Italia ogni giorno sono impegnate su questo fronte. Però il tema non è un tratto di identità. Se c'è questa divisione, anche il frutto delle disuguaglianze, dei divari territoriali, non è un fatto di costume soltanto. Io capisco che il costume molto spesso rivela, perché tocca nervi scoperti, fa vedere alcune cose meglio, ma qui c'è un tema di un paese che è diviso sul piano economico e sociale, ed è diviso non per il frutto della cultura, è diviso perché la cultura ci unisce, è diviso per il frutto di scelte politiche compiute nel corso degli anni. Ma è vero che lei dice, per anni sono state rubate risorse al sud? Per anni sono state sottratte risorse al sud, in particolare le risorse di investimenti, no, dalla politica nazionale che non ha investito nel riequilibrio territoriale e anzi che ha contrapposto il riequilibrio e lo sviluppo. Non c'è la mano del nord che frega, questa è una rappresentazione diciamo caricaturale alla quale non bisogna cedere, ma... La classe dirigente nazionale, vent'anni fa, diceva che il sud è mantenuto, e questo non è vero. Oggi anche i dati della spesa pubblica ci dicono che al sud il livello è più basso perché non si affrontano le disuguaglianze. Faccio un esempio di risorse sottratte, vero. Durante la crisi precedente al Ministero dell'Economia c'era il professor Giulio Tremonti. Numerose misure anticrisi vennero pagate con risorse originariamente destinate agli investimenti nel Mezzogiorno. Cioè la cassa integrazione allora fu pagata con le risorse che dovevamo investire al Sud. Poi c'è un tema di qualità della classe dirigente al Sud, c'è un tema di spesa pubblica al Sud che dobbiamo migliorare, che dobbiamo garantire proprio per queste ragioni. E gli sprechi laddove vengono compiuti sono due volte più gravi al Sud perché lì c'è maggiore bisogno. Io non difendo la classe dirigente meridionale quando è stata
responsabile di errori anche molto gravi. Dico soltanto che è nella responsabilità della classe dirigente nazionale occuparsi di ridurre i divari. Questo non per un fatto soltanto di giustizia nei confronti del Sud, ma perché questo serve allo sviluppo dell'Italia. Noi ci siamo segati le gambe spegnendo un mercato interno importante come il Sud, e questo dovremmo recuperare adesso. Allora vediamo, allora un blob, un montaggio di tutti gli episodi che abbiamo detto, molti ve li ricorderete, tanti li avrete dimenticati, tutti insieme danno la fotografia che ciò di cui stiamo discutendo è terribilmente vero. Allora Maria Grazia Gerina ha fatto questo racconto per noi. I treni sono stati presi d'assalto. Moltissime persone calabresi che vivono nelle zone arancioni hanno preso i pullman per tornare a casa. Stamattina alle 2:31 abbiamo adottato un provvedimento molto severo. Quelli che arrivano dal nord, dalle regioni a rischio, devono andare in isolamento domiciliare. Se sono loro che dicono che chiudono le frontiere, sarà sud contro nord o no? In Campania non succederà mai quello che è successo in Lombardia e in altre parti del nord, dove gli anziani malati di Covid erano per terra perché non c'era un buco dove ricoverarli, tanto per essere chiari. Però io ricordo sottovoce al signor De Luca che l'anno scorso più di 15.000 fra donne e uomini sono stati costretti a partire dalla Campania per venire a farsi curare, operare o visitare negli ospedali lombardi. Quel cafone politico ha la faccia come il suo fondo schiena. Questa pandemia ha fatto giustizia di tantissimi luoghi comuni, a partire proprio da quelli che inquinano da decenni il dibattito tra nord e sud. E allora, Ministro, e poi tutti gli altri ospiti, mi sembra evidente da questo blog della Gerina che la questione in realtà è molto chiara. Cioè, il Covid ha riacceso un fiume carsico che negli ultimi anni era forse anche scomparso. Ripeto, la Lega sovranista padana oggi è diventata sovranista e vuole fare la secessione da Bruxelles. Prima la voleva fare da Roma Ladrona. Ma il grande tema rimane, cioè lo scontro tra il nord e il sud. Questa pandemia l'ha messo in evidente, in evidente luce. C'è un pezzo di questa storia che riguarda i governatori, c'è però diciamo, la critica alla Lombardia la fanno le associazioni dei medici lombardi, quindi non credo che siano sospettabili di sentimenti anti-lombardi. Io non mi unisco a questa contrapposizione territoriale in questa fase, perché sono convinto che l'Italia, se vuole uscire da questa crisi, deve uscire sanando le sue fratture, sanando a cominciare da quella tra nord e sud, e lo si fa non diciamo alimentando stereotipi, perché io ne ho visti circolare a lungo, lo ricevo in questi anni, a cominciare da quello in cui diciamo la virtù sta tutta da una parte e il vizio dall'altra. Ma ad esempio, secondo io lei... ero preoccupatissimo, guardi, nei primi giorni, come tutti, nei primi giorni di diffusione del contagio, che questo potesse dilagare al sud. E se non è accaduto, è il frutto non, diciamo, della cultura degli italiani, ma di una diversità tra nord e sud. È dovuto anche al fatto che abbiamo adottato delle misure di contenimento così drastiche che hanno impedito quella diffusione del contagio. Adesso, cioè, abbiamo scoperto proprio in quei giorni, questo dicevo, ha fatto giustizia dei luoghi comuni, che è uno dei migliori ospedali al mondo per fronteggiare la pandemia, un'eccellenza vera, è il Cotugno di Napoli. Questo non perché adesso dobbiamo cadere nella retorica opposta, perché i problemi, i divari, le mancanze, sì, ci sono ancora, restano tutte in piedi, ma ci fa capire per esempio una cosa, che è possibile che le cose funzionino, che è possibile che funzionino anche al sud, e questo deve essere però il nostro impegno. Però vede, qualcuno dice che è stato un errore, ad esempio, quello di fare una riapertura nazionale. Soprattutto alcuni governatori del sud, il sud dicevano, ha aspettato il nord. Noi eravamo qui ad aspettare che il nord, come dire, si curasse, quando invece avremmo potuto riaprire e riattivare anche la nostra economia. Secondo lei, visto con gli occhi di oggi, è stato un errore questo? Guardi, nella prima fase di gestione della pandemia, uno degli errori sicuramente è stata la disomogeneità territoriale con cui l'abbiamo affrontata. Questo è indubbio, l'abbiamo detto. Ah. Io
Beh sì, c'è stata una disomogeneità dovuta anche al fatto che non si erano ricostruite le catene di comando, perché non scopriamo adesso un'architettura istituzionale molto complessa. Ogni regione faceva un po' quello che voleva. Noi abbiamo adottato, io ero tra quelli che dicevano di fare delle aperture differenziate non tra nord e sud, ma per esempio tra grandi e piccoli centri, diciamo piccoli centri che erano covid free. Questo era possibile, si poteva fare una discussione. Tutto sommato io credo che noi abbiamo fatto prevalere un criterio anche di ordine nella gestione, quindi del senno di poi, diciamo, non siamo nel senno di poi, perché siamo ancora in una fase in cui noi stiamo convivendo con il virus. Oggi il numero dei contagi, comunque non facciamo allarmismi, ma è un numero dei contagi che ha interrotto quella sua fase discendente. Noi stiamo convivendo con il virus, lo dobbiamo fare con il massimo di responsabilità. E guardi, diciamo, veramente ognuno ha avuto la sua sventura in questa tragedia. Io, anche per ragioni familiari, conosco bene la vicenda bergamasca, la seguo, quella è stata in quei territori, è stata una vera e propria tragedia. Lei è siciliano. Io sono siciliano, la mia compagna è di Bergamo e i suoi genitori vivono lì. Io ho conosciuto quella tragedia, ma ci sono state zone rosse anche al sud, io ne ho visitata una l'altro giorno, Troina, cioè... insomma, questo paese ha sofferto insieme, allora, anzi ha scoperto degli elementi di solidarietà, perché altrimenti io capisco, diciamo, questa narrazione va bene, è funzionale anche a quella che è accaduto in questi 30 anni, ma siccome io voglio cambiare l'Italia per come è stata in questi 30 anni, deve cambiare anche in questo elemento. Attenzione, e ne sono convinto, perché... gli italiani sono andati più avanti, intervistate oltre, diciamo, ai governatori, quello che si è tatuato la Sicilia addosso, cioè è anche quello, secondo allora, me, un elemento di costume bello. Allora, però mettiamo un po' di sale, perché un nostro collega, anzi lo salutiamo, è un giornalista di lunga carriera, Pino Aprile, è invece convinto di una tesi ancora più radicale, quasi neoborbonica, cioè convinto che il nord abbia depredato il sud e addirittura adesso che il Covid abbia reso visibile ai suoi occhi un fatto che sarebbe già evidente, cioè che l'egemonia del nord è un'invenzione culturale e che quindi il Covid in qualche modo ha infranto quell'illusione. È una tesi che io, come dire, mi incuriosisce perché è provocatoria, prendo con le molle, però ve la facciamo sentire, perché qui tutte le idee, tutte per farvi fare la vostra opinione, sono disponibili. Pino Aprile e subito la palla a De Manzoni. Questa epidemia di Covid ha distrutto una narrazione falsa dell'Italia, divisa fra un nord e un sud, fra un nord efficiente e un sud incapace. Non è così, ma ha distrutto soprattutto l'idea stessa di questa Italia, indicando qual è l'Italia che deve essere, un'Italia che torni a riabitare e rivalorizzare le aree interne e il sud, perché è l'unica possibilità che ha questo paese di ripartire alla grande. De Manzoni. Ma questo è corretto, non ha detto le cose che gli ha attribuito. No, ha detto che c'è un'invenzione culturale. Deve anche, anche valorizzare il sud e le aree interne, ma questo, porca miseria, sì, cioè così, certo. Quelle aree sono state marginalizzate nel corso di questi anni e sì, questo ha impedito anche lo sviluppo del resto del paese. Perché... De Manzoni. Sì, ma la premessa da cui parte aprile è che al nord c'è stato un disastro perché al nord non sono capaci di affrontare la situazione. Questa era la premessa iniziale del discorso. Che è clamorosamente sbagliata, ovviamente, perché al nord ha avuto più diffusione del contagio perché ha molte più relazioni con l'estero e quindi sappiamo benissimo che il contagio è venuto dall'estero e anzi, da quel punto di vista, forse avremmo dovuto agire prima, così come io rimango convinto che senza una reazione su base regionale sarebbe andata molto peggio, perché io non dimentico, Ministro, che il suo governo, non lei direttamente, in questo caso non era coinvolto direttamente, ma il suo governo ha proclamato lo stato d'emergenza il 31 gennaio e ha ordinato le prime mascherine, i primi respiratori, ha incaricato la Consip di ordinarli, che eravamo già al 10 di marzo. Se tutte le regioni avessero fatto così, saremmo finiti veramente molto, molto peggio di come siamo finiti. Io so che tutti gli occhi sono puntati sulla Lombardia, ma la Lombardia ha avuto un impatto incredibile, devastante. Il Veneto, per esempio, se l'è cavata molto, molto meglio, ma ha avuto anche un impatto
un impatto diverso. Poi errori saranno stati commessi, io non dico di no, ma ripeto, solo l'esempio che le ho appena portato mi induce a pensare che per fortuna che c'è una base regionale sulla quale lavorare. Guardi, una delle cose che a me mi spotte, ricordare poi la risposta di che Provenzano. Non ho fatto un torto a Pinabrì, perché il suo ultimo libro si intitola Il male del Nord. E quindi voglio dire, la sua tesi c'era... è forte, sì, ma dice ma il problema è il Nord. Lo so, però quel pezzo che avete fatto vedere era un pezzo... Cioè, allora, facciamo così, diciamo, mini spot subito dopo la risposta di Provenzano e poi ancora Peter Gomez. Vai. Di nuovo in diretta in onda, la risposta del ministro Provenzano, che non abbiamo censurato o tagliato, ma semplicemente per ragioni di spot. No, ma innanzitutto diciamo la Lombardia e i Lombardi meritano la solidarietà nazionale. Questa è la premessa per quello che è accaduto, per quello che hanno vissuto, per come continuano a vivere purtroppo questa pandemia, perché il maggior numero dei contagi ancora si concentra in Lombardia. Ma ci sono Lombardia. Tante responsabilità politiche, secondo lei, da parte del governatore? Una delle cose, per rispondere a quello che diceva il vice direttore della Verità, che ha funzionato, per esempio, in maniera diversa, è la diversa disponibilità alla collaborazione istituzionale che c'è stata tra alcune regioni e altre. Con il Veneto, per esempio, c'è stata una collaborazione istituzionale che ha funzionato con la Lombardia in tutte no. le fasi. Con la Lombardia molto spesso c'è stata l'alimentazione di uno scontro al quale io non voglio partecipare. Al quale io non voglio partecipare. Dico soltanto che il tema della dichiarazione dello stato di emergenza a beneficio di chi ci ascolta, per ammissione di Zaia e di Crisanti. Sono riusciti, il Veneto è riuscito a cavarsela meglio perché ha infranto i protocolli, ha fatto i tamponi che il governo centrale non voleva far fare. A beneficio di chi ci ascolta, a beneficio di chi ci ascolta, perché il vice direttore della Verità ha detto una cosa abbastanza grave, cioè che era stato dichiarato il condirettore, mi scusi. Degradato sul campo. No, io sono stato per anni vice direttore. Sì, è formalmente un vice direttore. Diciamo che però va bene. Ha detto una cosa abbastanza grave, cioè che la dichiarazione dello stato d'emergenza del 31 gennaio, da lì a marzo non c'è stato nulla, il governo non ha fatto nulla. Quella dichiarazione è il frutto della dichiarazione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi non era legata a uno stato d'emergenza che stava vivendo l'Italia in quel momento. La verità, dobbiamo dirci, che nessuno era preparato a quello che stava arrivando. E il nostro paese ha affrontato per primo tra i paesi europei questa pandemia, in particolare nelle regioni del centro-nord, e l'ha fatto guadagnandosi il rispetto e il prestigio della comunità europea e internazionale. E io penso che questo debba essere un elemento di orgoglio le per tutti gli italiani. Le faccio una domanda, ma sia sincero. Lo stato d'emergenza, però, scusate, perché delle falsità. Lo stato d'emergenza è italiano, tanto è vero che abbiamo chiuso i voli con la Cina. Ministro, abbiamo chiuso i voli con la Cina. Cosa c'entra la falsità? Era conseguente all'OMS e noi abbiamo preso delle precauzioni tra le più alte in Europa proprio sulla Cina che sta vivendo la pandemia. Comunque io non sono venuto per Le faccio una domanda. Quell'affermazione che abbiamo ricordato prima di De Magistris, se questa condizione si fosse rivelata a parti inverse, il nord avrebbe blindato il sud. Lei sottoscrive? Ma certo che c'è un elemento di verità in quella... in quella dichiarazione, ma vogliamo negare il pregiudizio antimeridionale che ha accompagnato diciamo la discussione pubblica nel nostro paese. Ecco, la pandemia io spero che faccia giustizia di un po' di luoghi comuni, anche sugli italiani, non sui meridionali, sui settentrionali, perché il popolo italiano, tutto il popolo italiano, a nord e a sud, anche quei ragazzi che sono tornati giù, vorrei dire ai governatori del sud, si è comportato con grande senso di disciplina, di responsabilità, ha seguito delle regole drastiche che erano state assunte senza precedenti e l'ha fatto, e di questo dobbiamo essere anche orgogliosi perché, tutti, ministro, ad ogni latitudine. Come lei adesso ci ricorda. Questo
E questo significa anche smentire questa idea di un popolo refrattario alle regole, di un popolo che è sempre disorganizzato. L'Italia è anche altro, è forse il paradosso di quello che lei ci ha detto ora si evidenzia anche in un altro dibattito, nel fatto che in Europa ci sono i cosiddetti paesi frugali che considerano noi italiani come i popoli del nord considerava quelli del sud, cioè degli spendaccioni. Battaglia che adesso c'è di questi paesi contro l'Italia è uguale a quella che è la grande massima di De Crescenzo, siamo tutti i meridionali di Gomez. La domanda che ti volevo fare è questa. Provenzano ha detto una cosa molto forte, sì. Credo che la dica nell'ambito di una sua idea di battaglia culturale. Allora, siccome tu sei un progressista che però è fortemente, anzi radicato profondamente nel nord, tu pensi che sia vera questa cosa che dicono De Magistris e Provenzano, cioè che il nord avrebbe discriminato il sud se il COVID... questo l'ha detto lei, che avrebbe, sigillato la frase di De Magistris. Io ho detto che se fosse scoppiata al sud sicuramente avrebbe alimentato ulteriormente quel pregiudizio antimeridionale che noi abbiamo conosciuto in tutti questi anni. Bisogna smetterla, questo è il mio punto di vista. La storia non si fa con i sé, e quindi è un'affermazione, prendetela con... A mia esperienza, se davvero la pandemia fosse scoppiata in Campania e in Calabria e la Lombardia si fosse trovata nella situazione in cui si sono trovate regioni del sud con pochissimi contagi, io non metto in dubbio che non solo la classe dirigente, ma i media, le classi imprenditoriali, eccetera, avrebbero chiesto che il lockdown riguardasse solo le regioni del sud e non quelle del nord. Del resto ci insegna anche quello che è accaduto a Nembro e Alzano rispetto alle posizioni, per esempio, di Confindustria, ma anche di tutta la classe politica, da destra a sinistra, quando 3 giorni dopo la chiusura delle scuole ripartiamo, questa follia collettiva che ha riguardato sindaci, segretari di partito, eccetera. Per tornare al discorso di Massimo D'Amenzoni, gli errori ne sono stati commessi tanti. Li ha commessi il governo, li hanno commessi le regioni, li ha commessi la regione Lombardia. Quello che però mi pare che abbia detto chiarissimo Mattarella e su cui è impossibile non concordare, vanno messi in fila uno dopo l'altro. Va capito cosa abbiamo sbagliato, perché Dio non voglia che arriva di nuovo la seconda ondata. Giusto. Non ci possiamo ritrovare in questa condizione. Allora qua non si tratta di fare processi a qualcuno, di ammettere laicamente che di fronte a una cosa che nessuno si aspettava degli sbagli sono stati commessi. Il paese ci è complessivamente uscito benissimo, perché poteva finire come gli Stati Uniti, voglio dire, in questa follia ideologica per cui... Però gli errori ci sono stati e solo dagli errori potremo imparare. Massimo De Magistris, la Lombardia che qualcuno al governo. La mancata creazione della zona rossa Nembro e Alzano è un tipico esempio, 50-50, chiaro. No? Massimo De Anzoni, posso mettere un po' di pepe ulteriore? Io credo che addirittura al sud non ci sia stata risposta contro delle frasi che al contrario avrebbero fatto impazzire qualcuno, cioè quando sia Fontana, sia Salvini, Matteo Salvini, ospite di Giletti, hanno detto, quando si parlava di riaperture differenziate, dissero, ma come si può immaginare che un avvocato di Milano è fermo, mentre invece un avvocato di Reggio Calabria possa lavorare? Ecco, quella era proprio la rappresentazione, come dire, se siamo fermi noi, teorizzato, detto pubblicamente, chiaro, si devono fermare tutti, ma era normale invece, secondo me, che un avvocato di Reggio Calabria potesse lavorare se aveva una proiezione di rischio e di contagio totalmente diversa. Tu come l'hai vissuta? Perché in questo forse siamo diversi. No, invece ti stupirò, io non sono assolutamente d'accordo sul fatto che abbiamo chiuso tutta l'Italia. Non c'era motivo di chiudere la Sardegna, di chiudere la Basilicata, non c'era nessunissimo motivo. Bisognava fare delle chiusure molto più precise, più puntuali, magari prima, subito, più contenute nel tempo, perché ci sono fior di studi che dimostrano che sono i primi 17-18 giorni di lockdown che fanno la differenza. Dopo è una sofferenza inutile imposta agli italiani, ma io sono favorevole al fatto che bisognava chiudere solo determinate regioni o solo determinate zone, non tutta l'Italia. Chiedo al ministro Provenzano, sì, allora lei un po' già questo l'ha detto, con più chiarezza, se su questo
c'è stato qualche errore del governo. Sia se questa pandemia ha messo in evidenza anche un'altra cosa, che forse le regioni hanno avuto troppo potere nella loro gestione autonoma della pandemia relativa appunto anche alla competenza sanitaria. Cioè, questo deve far riflettere, come dire, anche su un cambio istituzionale. Negli Stati Uniti, molto serenamente, dove c'è un'autonomia che ben conosciamo, gli stati stanno, il presidente stesso sta proprio discutendo di questo. Ci sono alcuni stati che sono completamente aperti con una pandemia che è esplosa e altri come lo stato di New York che per fortuna avendo chiuso oggi inizia a respirare. Le regioni devono cambiare? Guardi, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Gomez prima. Cioè noi dobbiamo guardare senza fare processi a quello che è accaduto durante la pandemia per capire come reagire meglio nell'eventualità di una seconda ondata che chiaramente noi vogliamo a tutti i costi provare a impedire, a contenere. Lo abbiamo fatto con alcune scelte. L'Italia è tra i paesi europei che ha investito di più nel vaccino che è in questo momento il più avanzato. A ottobre avremo alcune dosi, quindi c'è un impegno dell'Italia nella frontiera della prevenzione. Ci sarà l'obbligo di questo vaccino? Vediamo, questo, diciamo, io credo che il vaccino debba essere gratuito, debba essere per tutti, ma detto questo, diciamo, questo è il nostro paese. Questo. Ma io credo proprio di sì, certo, io sono per l'obbligo vaccinale, laddove è provato che serva, come è accaduto. Scoppierà l'ira di Dio, lo sa. No, di fronte, guardi, a un vaccino, allora, obbligatorio. Guardi, io dico, è una questione sanitaria. Io dico un'altra questione, diciamo. Quindi non direi mai, riguardando il passato, dobbiamo rifare tutto quello che abbiamo fatto. Dobbiamo capire come fare meglio le cose che abbiamo fatto. E il Paese nel complesso ha reagito bene. Una delle cose che si è visto dall'inizio, per rispondere alla domanda di Parenzo, cioè è che quel sistema, prendiamo il sistema sanitario nazionale di cui tutti in questo momento andiamo orgogliosi, perché è un sistema sanitario gratuito che non ha paragoni nel mondo. Lei faceva l'esempio degli Stati Uniti, dove la gente muore per strada anche per la mancanza di una garanzia, di una tutela sanitaria. Ecco, noi nel nostro paese abbiamo avuto 20 sistemi sanitari diversi e questo ha determinato dei problemi nell'organizzazione della reazione anche più veloce anche al Covid, anche nella fase dell'emergenza. Cioè è emersa la necessità di avere dei presidi centrali di coordinamento più forti. Io non voglio riaprire la discussione sulle competenze costituzionali, perché probabilmente non sono maturi i tempi per riaprire un discorso sulla riforma del titolo quinto. Io penso che la riforma del titolo quinto che ha fatto il centrosinistra sia una riforma sbagliata, ma comunque credo che non siano maturi i tempi per riaprire la discussione delle riforme costituzionali. Dico però che anche a Costituzione vigente abbiamo la necessità di rafforzare i presidi di coordinamento centrali, e questo serve non solo per affrontare le emergenze ma anche per organizzare la ripartenza. Ma se noi vogliamo fare la transizione ecologica, se vogliamo fare tutti quegli investimenti che dobbiamo immaginare adesso, ma come possiamo pensare di non farlo con rafforzando anche i presidi centrali, semplificando giustamente, ma dando anche degli indirizzi che devono essere chiaramente omogenei su tutto il territorio nazionale, anche per superare questa divisione di cui abbiamo parlato questa sera. E se ho un altro minuto dopo dirò una cosa su questo, secondo me decisiva. Ah, ce l'ha sicuramente. Vogliamo sentire che Massimo, mi sembra che questa discussione abbia avuto una sorta di crescita e anche di conclusione. Cioè abbiamo esplicitato un problema, abbiamo visto le criticità e che alla fine il ministro abbia un po' provato a trovare un punto di equilibrio e di sintesi. In questo punto tutti ci ritrovi come osservatore, certo non benevolo, ma con un senso di unità nazionale molto forte. Assolutamente no, io sono un autonomista convinto, rimango un autonomista convinto, rimango del mio parere. Io sono convinto che il sistema abbia funzionato bene, proprio perché fondamentalmente ha funzionato bene. Poi gli errori, sono d'accordo con Gomez, ce ne sono stati tanti, bisogna metterli in fila tutti quanti, ma nel complesso il sistema ha funzionato, e ha funzionato anche perché è su base regionale. Le regioni non si sono comportate male, al di là di eccessi verbali che ci sono stati. Anche quelle del sud?
Neanche quelle del sud, perché cioè, dal punto di vista sanitario non si sono comportate ma male. Ma il tema non è come si comportano le regioni. Il tema non è come si comportano le regioni. Il tema è garantire ai cittadini a Canicattì come a Varese gli stessi diritti. Certo. Questa è la questione che riguarda allora il tema sanitario. Questo noi discorso. Abbiamo capito. Per esempio abbiamo l'esigenza di innalzare i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza. Discorso, cioè però. Di garantire i diritti. Questo serve, diciamo, una responsabilità centrale e maggiore. Dell'Europa che, servono a questo 10 miliardi che Provenzano posso poi dire, dirà, per esempio poi un altro luogo comune sud, noi l'abbiamo sbloccati, un altro comune non si spendono mai i fondi europei, noi in queste ore facendo peraltro tranquillizzo il condirettore della Verità un accordo con tutte le regioni, con il Veneto, anche con quelle del nord, con tutti abbiamo riprogrammato sull'emergenza i fondi europei e li stiamo spendendo, ne abbiamo spesi infatti oltre quelli che ci aveva cosa. Chiesto la Commissione Europea e anche questo lo dobbiamo rivendicare come bella paese. Non è vero che noi sprechiamo tutto, altrimenti diamo ragione ai frugali che non sono frugali, sono egoisti in questo momento. Bellissimo, allora, schifo. I frugali sono egoisti. Introduciamo un'altra pagina che è questa, che è quella che ruota attorno al decreto semplificazione di cui tanto si parla in questi giorni. Si sta giocando una partita molto complessa, il Premier Conte l'ha definita oggi la madre di tutte le riforme. Allora, per capire esattamente che cosa c'è in questo decreto semplificazione, quali sono anche le contraddizioni all'interno della maggioranza, il nostro Luca Sappino ci fa il punto e poi ne discutiamo col ministro Gomez e De Manzoni. Momento sì, Sappino, è liturgico. Davide, avete detto voi, Conte ci punta tantissimo. Il decreto semplificazioni è un simbolo per il governo che vuole uscire dall'emergenza sanitaria, app contro burocrazia, appalti facili, cantieri aperti. L'annuncio è del 3 giugno, però questo è il pezzo del Sole 24 Ore. Il decreto semplificazioni sarà il primo ad arrivare, il primo del piano di rilancio. Di settimane decisive ne sono passate in realtà 4, un intero mese. Ieri è cominciato un vertice fiume della maggioranza che ha tolto il dossier dalle mani esclusive di Giuseppe Conte ed è entrato sulle tante questioni spinose. Ve ne cito alcune. La prima che vi cito è questo strappo di Repubblica, le toghe, la magistratura, il dubbio della magistratura sul nuovo abuso d'ufficio, così il reato diventa inapplicabile. Le intenzioni del governo sarebbe quella di togliere l'imbarazzo di firma ai sindaci che tengono fermi i soldi, ferme le gare pur di evitare indagini per abuso di ufficio. È sparito quello che il Fatto Quotidiano, senza troppi giri parole, definiva condono. Il condono, la sanatoria per gli edifici nella disponibilità dei sindaci che modificano i piani regolatori, ma si sta ridiscutendo il cuore stesso del decreto. Ad esempio, alzare a 150.000 euro il limite per gli appalti, gli affidamenti diretti, per dare un appalto in affidamento diretto, potrebbe spingere a parcellizzare gli appalti che sarebbero stati sì più grandi, forse più lenti, milionari ma più controllati. E poi c'è il dubbio anche dei costruttori stessi che dicono guardate che portare da 15 a 5 le imprese che devi sentire per affidare poi a una di quelle 5 appalti tra i 150.000 euro e i 5 milioni potrebbe indurre le imprese ad accordarsi, potrebbe portarci in un campo dell'opacità. E poi c'è il tema, il grande tema delle grandi opere. Non tutte le grandi opere si possono attivare, le grandi opere strategiche con un colpo di gomito. Non tutte le opere strategiche sono il Ponte Morandi, non tutte hanno quella condizione ambientale e quell'attenzione mediatica che in qualche modo supplisce all'assenza di paletti, di vincoli, di appalti. E in questo caso il dubbio non è nostro, è direttamente dell'ANAC. Grazie Luca Sappino. Per aprire un cantiere pubblico, dice oggi il governatore Toti in una bella intervista al Corriere della Sera, servono dai 6 agli 8 anni. Cercheremo poi di capire. E per chiuderlo ce ne vogliono il doppio. E per chiuderlo, esatto, ce ne vogliono il doppio. Però partiamo da una questione molto dritta e poi subito da Peter Gomez, caro ministro Provenzano. Semplificare in un paese come l'Italia, che è una cosa sacrosanta e giusta, non è però rischioso, visto diciamo, la particolarità e l'imponenza della criminalità organizzata nel nostro paese, dal più piccolo al palto sino al più grande? Io credo che noi dobbiamo smetterla con questa contrapposizione del trade-off tra semplificazione e controllo di legalità. Anzi, in qualche caso semplificare, standardizzare le procedure può migliorare il controllo di legalità. E l'ANAC va coinvolta su questo. L'ANAC è l'Autorità Nazionale Anticorruzione. E dove è stata coinvolta ha funzionato. A Genova, nessuno ricorda questo, ma a Genova l'ANAC aveva lavorato diciamo, su quella costruzione. Sì, ecco, ma quindi, Genova è un'azienda che fa l'appalto, non c'è una gara, è molto diverso. Infatti il
sistema non è replicabile. Il punto è, come abbiamo posto alcuni di noi, cioè il tema è rafforzare le stazioni appaltanti, unificarle, qualificarle e anche semplificare, standardizzare, digitalizzare le procedure, perché questo può migliorare il controllo di legalità. Adesso, la discussione è molto delicata e io, diciamo, non vorrei deludervi, ma preferisco farla nel governo. diciamo, e non questa sera. No, però quindi qui. C'è una polarità. Però nel c'è governo. Una discussione in corso in queste ore per migliorare il decreto. Domani probabilmente, diciamo, arriveremo alla definizione, diciamo, degli ultimi aspetti tecnici. Però ci sono due messaggi di fondo che io mi sento di voler inserire in questa discussione. Uno, sembra strano che io poi passo per antiliberista, eccetera, non vorrei essere io a difendere il libero mercato, ma cioè, l'idea che in Italia non si facciano le opere pubbliche perché c'è la concorrenza e si vadano le gare, questa è un'idea, diciamo, che non mi sento di sottoscrivere. Il tema è che noi dobbiamo avere un'amministrazione pubblica che deve essere in grado di fare le gare e farle bene. Questo è il tema e si collega al secondo messaggio. Noi dobbiamo semplificare, accorciare i tempi morti, tipicizzare, perché di questo si sta trattando, il reato di abuso d'ufficio per renderlo, no, diciamo... Il certificato antimafia, no? Allora, parliamo ma di una cosa antimafia, ma quello c'è, ma quello c'è, semplificare. Quello c'è, anzi, quello c'è, riduce avviare le white list. Riduce no, la corruzione. Marco, quello è un punto fondamentale, chiariamolo agli italiani. Cioè, fare le white list, cioè farle prima, preventivamente, capire, diciamo, quali sono quelle aziende che riescono... questo migliora la qualità. C'è un tema, dico, no, scusi, perché è importante questo. Noi possiamo ridurre i tempi, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma se noi non rafforziamo la pubblica amministrazione, un minuto dopo che facciamo la semplificazione, reclutando nuove competenze, giovani, abbiamo l'amministrazione più vecchia, più povera di risorse d'Europa, e questo non serve, diciamo, allo Stato, serve anche all'impresa avere un'amministrazione pubblica intelligente che parli inglese, in grado di attirare risorse, di fare i bandi pubblici innovativi per lo sviluppo sostenibile. Questo è essenziale tanto quanto tagliare i tempi. Peter Gomez, in un telegramma, che cosa ti spaventa di più della dopo 25 anni? 25 anni di prefezione non sono serviti né per eliminare la mafia né per eliminare la corruzione. Bisogna avere il coraggio di cambiare prospettiva. Bisogna passare dalla prevenzione giusta, le white list, le cose, ma alla repressione. Abbiamo finalmente dato in mano ai nostri investigatori degli strumenti incisivi per scoprire la corruzione. Abbiamo finalmente delle pene che persino l'Europa ci elogia. A questo punto li andiamo a beccare se rubano sul singolo appalto. E questa volta non scappano più, dobbiamo provare a farla così questa volta, perché tutto quello che abbiamo creato, non tutto ma gran parte, ha portato al risultato che ci si mettono 6-7 anni a partire con una gara. Bisogna avere il coraggio, bisogna avere il coraggio di cambiare questa prospettiva. Pensate che Rudolf Giuliani come eliminò la mafia dall'appalto di spazzatura a New York? Stabilì, perché lui ne aveva il potere, che chiunque partecipasse a quella gara da quel momento firmava un'autorizzazione alla città di New York a essere sottoposto a intercettazioni anche ambientali. Di fronte a questo rischio, gran parte delle imprese mafiose di New York non parteciparono. Io approvo l'emendamento Giuliani e sono per imporre il silenzio assenso. Domani, puntata importantissima, Davide, avremo qui il ministro Azzolina. Come no? In un momento in cui si discute molto di scuola, è una puntata importante. Che Gigi sia con voi anche stasera. Buonasera a tutti, Davide. Grazie, a domani. Ospiti, a domani. Ci sei domani? Tu? Io penso di sì, tu? Se volete vengo anch'io. Ciao. Ciao.